Ancora l'edilizia pubblica al centro del dibattito in aula, che approva con il voto favorevole di tutti i gruppi, ad eccezione del Movimento 5 Stelle che si astiene, il piano regionale di cessione aggiornato. In aula arriva anche la proposta di legge di Fratelli d'Italia, finalizzata ad estendere il patrimonio ERP. L'atto prevedeva la possibilità una tantum di scatto del 10% degli alloggi disponibili, investendo il ricavato per la realizzazione o l'acquisto di nuovi alloggi e per la manutenzione straordinaria di quelli vecchi. In Toscana ci sono 4.800 alloggi popolari vuoti perché non abbiamo i soldi per poterli ristrutturare e quindi darli a chi sta in graduatoria da anni. Noi chiediamo di fare un grande piano di riscatti riservato soltanto a coloro che stanno negli alloggi popolari in maniera continuativa da almeno 18 anni, con i soldi che si recuperano dal far riscattare l'alloggio popolare da chi già ci sta dentro, possiamo ristrutturare tutti i 5.000, i 4.800 alloggi popolari vuoti e consegnarli a chi sta in graduatoria e costruire di nuovi. È una proposta di buon senso, la ripresenteremo nei prossimi anni. Proposta respinta con 20 voti contrari, PD, 13 a favore, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Che le politiche abitative richiedono più risorse, mentre noi siamo di fronte a un governo che ha tolto le risorse per il fondo affitti, per la morosità incolpevole e che viene a fare lezioni su quelle che sono le necessità del sistema e che non sta mettendo soldi per fare nuove case popolari. Il tema ERP trova una risposta se si riescono a trovare risorse per aumentare questo patrimonio. Vendere il patrimonio, a casa mia, vendere non vuol dire aumentare il patrimonio, ma vuol dire ridurlo, tant'è che noi, i dati che ci hanno portato è che per comprare una casa nuova ci vogliono 3 vendite. Questo è il rapporto che c'è tra le vendite, i prezzi ERP che sono agevolati e l'acquisto di nuovi alloggi, quindi vuol dire impoverire il patrimonio ERP. E comunque sia, al di là delle volontà di tutti, se guardiamo il piano degli ultimi 5 anni, negli ultimi 5 anni in Toscana erano messi nel piano vendita 4.500 alloggi, quasi il 10% del patrimonio complessivo di alloggi ERP, erano vendibili 1.400 alloggi, ne sono stati venduti 178 in 5 anni. Perché quello che interessa non è aumentare il valore, diciamo, intrinseco, ma avere un numero sufficiente da poter, come dire, lenire il bisogno di abitazione, soprattutto tra le famiglie più fragili in questa regione. Noi siamo anche favorevoli alla vendita in alcuni casi, soprattutto là dove ci sono condomini misti, perché sono di difficile gestione. Nel senso che se noi abbiamo la minoranza dei millesimi dobbiamo sottostare chiaramente a quella che poi è la maggioranza quando si decidono lavori di intervento. Si parte anche qui da un'idea sbagliata di quello che dovrebbe fare un ente pubblico per gestire il problema. Perché la possibilità di avere delle case popolari da dare alle persone che hanno bisogno è uno strumento che permette di governare un fenomeno. Se io vendo parte di questi alloggi a delle persone che hanno mutato la loro condizione economica, vuol dire che quelle persone non hanno più bisogno di un alloggio popolare o di un aiuto, anche un contributo, probabilmente perché i figli sono cresciuti, sono andati a lavorare. Sono tante le possibilità della vita. Quindi io non vedo la necessità di vendere questi alloggi che l'amministrazione può adibire a persone che hanno veramente bisogno, ma venderle a persone che hanno mutato la loro condizione. Respinta anche una proposta di risoluzione di Fratelli d'Italia che impegnava la Giunta a promuovere protocolli per l'accesso ai catasti di stati esteri. Per poter accedere alle graduatorie ERP bisogna dimostrare di non avere proprietà immobiliari in Italia o all'estero. Questo controllo viene fatto sicuramente sui cittadini italiani, ma è fatto in maniera difficoltosa, a volte quasi impossibile, nei confronti dei cittadini che provengono dall'estero, perché non c'è l'accesso ai catasti esteri. Noi abbiamo proposto di fare dei protocolli di intesa con gli stati esteri, con quelli dai quali arrivano il maggior numero di cittadini stranieri che poi fanno la graduatoria delle case popolari e poter fare questo diciamo controllo incrociato. Emozione e poesia per la prima edizione del premio Francesco Nuti, due serate dedicate al ricordo del compianto attore e regista toscano. L'iniziativa si è svolta presso il cinema della Compagnia Firenze, organizzata da Filmarea, col patrocinio e il contributo del Consiglio regionale e della Regione Toscana.
Ospiti della serata Claudio Bisio in sala e Sabrina Ferilli con un videomessaggio da Roma. Bisio si è aggiudicato questa prima edizione grazie alla sua prima opera da regista. A consegnargli il premio Ginevra Nuti, figlia di Francesco. Presenti alla serata il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo. Francesco Nuti lo vogliamo ricordare proprio attraverso quello che vuole essere il suo respiro e la sua identità verso il futuro. Ecco quindi il premio, ecco quindi il ringraziamento alla sua famiglia, ecco quindi la necessità di pensare a Francesco Nuti come uno dei grandi toscani che attraverso la cultura ha saputo esprimere con grande schiettezza, forza ed energia l'identità del carattere toscano. Stasera sono emozionato, sono orgoglioso di questo premio che abbiamo voluto come consiglio regionale. È un modo semplice per dire grazie a un ambasciatore della Toscana nel mondo. Non è stato soltanto un grande uomo di cinema, con le sue opere è riuscito ad emozionarci, a raccontare la Toscana ma a costruire poesia. È uno di quegli autori che porto nel mio cuore e uno di quegli autori che porta la Toscana nel mondo. Mio padre, penso di poter dire che la sua firma principale è il fatto di essere un artista completo, quindi a 360 gradi, cantava, recitava, insomma lavorava come regista, dipingeva, scriveva, quindi questa è secondo me una delle sue caratteristiche più forti. Io spero che lui sia contento e fiero di quello che stiamo facendo per, appunto, per portare avanti la sua arte e per ricordarlo. Quindi spero che ci guardi e che sorrida. Nasce live, no? Facendo spettacoli dal vivo, quello che piace anche a me, poi passa al cinema, alla televisione, insomma, questo l'eclettismo mi sembra di ricordare da suo fan, da spettatore, e l'essere sempre in ogni progetto a fuoco. Ho sbagliato? No, la cosa bella di Francesco è un pochino anche mia, quando ci riesco, è di far ridere la gente, cioè ridere è una cosa bellissima, no? Una cosa bellissima. Uno dei miei maestri è stato Dario Fo, che diceva proprio di differenza tra dramma e comicità, che secondo lui, io cito lui, quindi, però sono d'accordo, che è più facile far piangere, no? Se c'hai una storia drammatica, tragica, e la dici bene, e sei dentro, insomma, da Romeo e Giulietta, cioè uno che si ammazza per amore, che ha del veleno, le cose, insomma, e invece far ridere, no, non è così facile, ci vuole cultura, ci vuole talento, ma anche sapienza autoriale di testi. La cosa bella di Francesco, con i Giancattivi, anche dopo, da solo, era proprio anche la scrittura che è anche cultura, ovviamente, no? Però cultura leggera, perché no? Di Francesco ricordo solo cose veramente belle, oltre a ricordare, questo mi fa piacere sempre sottolinearlo, che Francesco è stato l'unico rappresentante di una commedia molto elegante, molto sentimentale, mai volgare, diciamo così, tra virgolette, all'americana, che il cinema italiano ha avuto. E quindi gli va riconosciuto questo, è veramente un'unicità di regia e di stile nel raccontare appunto le storie d'amore, le storie della vita. È stato presentato a Palazzo del Pegaso Puccini, Gloria e Tormento, un libro dedicato al compositore toscano e scritto da Rossella Martina. Un volume che ripercorre la vita del musicista e il rapporto con le tante donne che l'hanno attraversata, sino al caso Doria Manfredi. Si basa tutta sulla corrispondenza del maestro, quindi diciamo con documenti, molti dei quali inediti, mai pubblicati, che svelano una serie di episodi importantissimi della vita privata e anche artistica di Giacomo Puccini che non sono conosciuti e che in qualche modo cambiano la prospettiva con cui fino ad oggi è stato visto il maestro, con una sorta di cliché di uomo di Don Giovanni, cacciatore un po' diciamo superficiale. Non era affatto così. Giacomo Puccini è una persona che con un carattere molto complesso, di grandissima sensibilità, che ha molto sofferto nella sua vita. E
i suoi amori sono stati tutti dei grandi amori, non sono stati solo delle avventure erotiche, ma hanno performato profondamente la sua arte e si rispecchiano perfettamente nelle sue opere e nelle eroine delle sue opere. Un volume che fa chiarezza, sottolinea il giornalista Maurizio Sessa, intervenuto alla presentazione, e che si basa su fonti certe. Fa molta chiarezza su alcuni punti ancora oscuri un po' della vita di Giacomo Puccini, in particolare il rapporto anche con la moglie e altri episodi. Ecco, quindi è un libro che si basa sulle fonti e questo è fondamentale, perché intorno a Puccini, come spesso succede per altri grandi personaggi, si è creata un'atmosfera di leggenda. Giacomo Puccini, Gloria e Tormento, è pubblicato da Dream Book. Il libro di Rossella è sicuramente un libro che ne caratterizza uno specifico particolare, il suo amore, il suo rispetto reale per le donne. In più, questa storia legata a Doria Manfredi è sicuramente un evento nuovo, lo si conosceva, non certamente come ci è stato proposto da Rossella, e credo che possa diventare un nuovo punto di partenza per conoscere ancora meglio Puccini e farlo conoscere meglio al pubblico. La presentazione è stata aperta dai saluti istituzionali del vicepresidente del Consiglio regionale Casucci e dall'intervento del consigliere Baldini, che ha fortemente voluto l'iniziativa. Leggetelo, perché i libri su Puccini ne ho letti tanti, questo finalmente chiarisce Puccini dal punto di vista umano. E quindi, siccome sapevo questa cosa, avevo a cuore che potesse essere presentato qua al Consiglio regionale della Toscana, che è naturalmente la patria di Puccini, al di là che Puccini è cittadino del mondo. Duecento ragazzi toscani proveranno a leggere con le loro lenti la Toscana di oggi. La Toscana è terra di arte, terra di cultura, è una terra che della sua identità ne ha fatto storia e presente. Ma la Toscana è anche futuro e attraverso i loro occhi proveremo insieme, e permettetemi di ringraziare il vicepresidente Scaramelli per il lavoro che ha portato avanti, proveremo a raccontare un'altra Toscana. Ha preso il via la seconda fase del progetto Generazione Toscana, la Toscana raccontata dalla Generazione Z. L'Isis Valdarno di San Giovanni Valdarno ha ospitato i ragazzi dell'alberghiero Martini di Montecatini Terme, dando il via al programma degli incontri di interscambio nel progetto che permetterà ai partecipanti di conseguire la carta dell'identità culturale toscana. Un progetto nato dall'idea del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. È la Toscana che si mette a disposizione dei giovani e rende i ragazzi protagonisti, e l'esperienza più bella sarà, a mio avviso, poi raccontare quello che loro avranno vissuto, verrà fatto con canali moderni e tecnologici, saranno loro stessi protagonisti di un racconto della loro identità e della loro storia, quindi raccontare e conoscere la propria identità, soprattutto avere una relazione. È un progetto che nasce da un'intuizione, quella di costruire le relazioni, e oggi credo che sia l'elemento più importante che noi, sul quale dobbiamo lavorare. Il progetto, finanziato dall'Assemblea regionale toscana, è stato organizzato da Fondazione Sistema Toscano, che ha nella sua mission la valorizzazione dell'identità regionale. Un progetto ideale perché lavoriamo con 10 scuole, oltre 208 studenti coinvolti in itinerari che attraversano veramente tutta la Toscana. Pensiamo, vedremo nel calendario degli eventi, che solo 4 sono nei capoluoghi, le scuole, il resto sono nella Toscana più diffusa, e anche gli itinerari riguardano i temi veramente più ampi, da quelli storici a quelli ambientali, paesaggistici, ricordano i personaggi siccome ricordano i singoli luoghi naturali, e questo ci fa piacere. All'inizio del progetto, poi entro il 10 maggio saranno completati e avvieremo la piattaforma online su cui tutto verrà comunicato. Nell'organizzazione è importante il ruolo svolto dall'ufficio scolastico regionale. È un progetto molto interessante che ha coinvolto 10 scuole, ognuna proveniente dalle varie province della regione, ed è un progetto che ha alla base uno scambio culturale tra ragazze e ragazzi che, a seconda dei casi, si trovano ad essere promotori del proprio territorio verso la scuola proveniente dall'alta provincia e poi a loro volta ospiti, in un incrocio che vede scambiarsi esperienze, conoscere quello che è la realtà culturale,
turistica e soprattutto all'interno di un progetto di sviluppo sostenibile che afferisce alla legge del 7 febbraio 2023.